Benvenuti nell'astronave più terrificante di Among Us che abbiate mai visto. Quella abitata dal terribile Novisor. Ma e questi chi sono? Li avete messi voi, sti due? Ma ti pare? Guardali! Ma li hai chiamati tu? Ma ti pare? Ma secondo te io chiamo la gente a pulirci il laboratorio adesso? Oddio! Lion! Guarda dietro quello! Oddio! No, 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 no! Questi sono pericolosi, sono più di uno! Ma quanti sono? Sono tanti, sono tanti, sono tanti! E non li metti, Lion, per uccidermi! Sono Eyes in the Dark e sono tanti, però sono bloccati perché è pieno di luce nel nostro laboratorio. Ma meno male, non togliere, non spegnere, niente! Ma c'entrano sicuro con questi che stavano facendo le pulizie, perché sono arrivati insieme. È svoltato dietro di questa qui. Ah, senti, io ammazzo anche lei, perché sinceramente a questo punto... Anche no, ma attenzione. Perché? Cioè, erano persone normali. No, credo. Secondo me non erano persone normali. Portavano appresso questi Eyes in the Dark come se fossero stati contagiati perché sono stati nel Posso buio. Essere anche impossessati, mi pare. E ce li hanno portati appresso, hai capito? Ce li sono portati dietro e ce li hanno portati dentro. Ma come hanno dentro. Fatto ad entrare? Comunque, scusa, quelle erano proprio persone. Secondo me si sono generati casualmente. Guarda che può essere un sacco di mostri si generano a questa caso. Questa è la prova che anche più innocui, alla fine non lo sono qua, vedi? Bisogna guardarsi intorno ed essere attenti a chiunque ti può venire vicino, perché capito, non sai ma mai. Allora così non siamo al sicuro da nessuna parte. Tenete le torce al massimo per venite con volta. Me, infatti, torce in mano sempre, perché bisogna sempre essere preventivati, può arrivare qualsiasi mostro, almeno così lo vedi e non c'è rischio. Io le piasto pure, faccio prima, guarda, a proposito, quanto dobbiamo camminare? Poco, dovrebbe essere abbastanza vicino, dovrebbe essere intorno a quella zona illuminata di fronte a noi, quindi stiamo questa per qui arrivare davanti. Infatti sì. Vedo una luce, sì, mi pare. Sì, sì, c'è una luce dietro gli alberi, esattamente lì. Ci sono anche delle tende che non so perché siano qui, non le ho viste prima. Queste le abbiamo già viste però, queste mi pare. Queste qui ci sono già da un bel po' di tempo. Ok, ok. Io a volte mi dimentico dei posti che visitiamo perché ne vediamo perché talmente tanti. Perché questa zona era da un po' che non la visitavamo. Ecco, ci siamo, è qui in mezzo. E tra l'altro, io non so se cos'è? Questo c'era prima, io non l'ho visto. Ora ma sono mi viene delle dubbio. Gambe queste. È metà del corpo di Among Us. Quando viene ucciso su Among Us, è l'ossicino. Capito? Rimani così a metà. Ora, prima io non l'ho visto, quindi non credo che ci fosse. Però mi fate e venire il dubbio. È morto adesso. Può essere. Sì? Cos'è stato? Come è morto adesso? Io ho messo il portale adesso qui, come però fatto ho sentito spaventare. Anch'io. No, ho sentito anch'io un rumore strano. Forse era un gufo, qualche animale, non lo so. Non caghiamoci addosso per troppe cose, va bene? Cioè, vabbè, cerchiamo di. Suoni qui, andiamo. Ok, scendo prima io, vi dico se è ok. Stai attento. Allora, mi pare di sì, è un po' profonda l'acqua, però. E ci sono anche dei minerali strani verdi che non vorrei fossero quelli radioattivi. Non li toccare, allontanati subito, stiamo scendendo. Sì, venite dentro anche voi e io intanto inizio ad aprire ed entriamo dentro. Attenzione però sempre, c'è già del sangue. Sì, attenzione. Allora, al 100% riguarda Among Us, perché ci sono altri cadaveri di crewmate. È l'omino nero questo. Tra l'altro morto malissimo, perché guarda come gli hanno tirato fuori la lingua. Gli hanno sfondato tipo il visore, che sì, Dio mio, ma non è normale. Di solito non sono sempre con le gambe come quello di sopra, con l'ossicino. Quando vengono ammazzati di solito muoiono così, sì. Però evidentemente qui è successo qualcos'altro. Effettivamente se ci pensate non abbiamo mai visto una storia del mistero di Among Us. È la prima volta che ci capita. È mi vero? Sa, oggi è il giorno, mi sa, guarda dopo qui. Tutto questo tempo mi sa che... Oh sì, è giusto. Oddio mio, ma che davanti pure. È normale, lo riconoscete chi è lui? Ma certo, ricorda... quello lì è senza il visore, mi pare. Non mi ricordo come si chiama però. In italiano no senza visore. In inglese Novisor. È una creepypasta, l'unica creepypasta di Among Us che io conosco. E tratta di una specie di fantasma che non ha il visore, infatti. È l'unico che non ha il visore, vedi? E guarda che sorriso ha pieno di sangue. Praticamente pure. È un mostro. È il mostro di Among Us, però senza il visore, per com'è davvero. Esattamente. Lei non puoi entrare a sto giro, mi sa. Guarda come si muove, è velocissimo. È veloce. Si muove è velocissimo. Sì, 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 sì. Però dietro di lui vedo che ci sono un sacco di cose che dobbiamo assolutamente scoprire. Quindi io mi faccio coraggio. Anna, tu vieni con me, ci rimani al vetro. Ti dico cosa è, però ce l'ha con te, Lion. È troppo allora, veloce. Ascoltami bene. Però è qua alto. Mi sa che è meglio mettere dei blocchi, No, è... vedi che secondo me lui sei non ci sicuro? Passa, Abbastanza. Non al 100%. E poi lo colpisco, magari no. Colpisce me. Non no, so. No, no. Ok, mettimi due blocchi, Anna. Così vediamo okay, se passa. Ok, che è meglio, perché non sappiamo. Okay. Mamma mia. Provo, ok, sei pronto? Sì. Attenzione. Non ci passa. Non passa. Non ci passa. Ok, allora i blocchi li possiamo anche togliere a questo punto, perché mi sembra tranquillo che non okay, passa. Ok, allora io ti apro la porta e tu usi la porta a gamma. Okay, ok, vai, vai. Pronto? Sono pronto. Vai. Brutto, preso? Ok, ce l'ho. L'ho preso immediatamente. Mamma mia, quanto è grosso. Allora, però qua sembra fatto apposta. Guarda come cerca di girarsi. Guarda come lui è velocissimo. Guarda come scatta la testa. Perché io devo cercare di non appoggiarlo mai. Perché se lo appoggio no, potrebbe però, scattare lo stesso. No, però c'è un problema però. Quello lì vi ricordo che trapassa i muri. Tipo un fantasma. Come fai? Guarda, mi auguro che qui in questo momento mi sembra corporeo. Però veramente. Quindi mi pare okay, che non possa pensi farlo. Pensi che va bene qui. Lo chiudi, chiudo. Anna, chiudi tra me e lui. Ok, chiudo. Perfetto. Chiudo ancora che non si sa mai. Chiudo proprio tutto.
bloccato. Ok, l'abbiamo bloccato. Per il momento lui non può entrare. Sembra tu cico... bloccato, non stai mi sembra buono, che passi. Ho okay, preso calmi. Già il tablet, io tranquillo. Stiamo calmi che va tutto abbastanza bene. Mi sto un po' agitando perché è un mostro abbastanza inquietante lui, Novisor, eh. Poi qui non ci ne sono... conosciamo tantissimo la storia, quindi non sappiamo Beh, come io, si comporta. Io lo so che cosa fa lui. Lui è maledetto di brutto, eh. Lui è proprio maledetto. Viene da una partita di Among Us andata nel modo più terribile che tu possa immaginare, no? Dove muoiono tutti. Cioè? Lascia perdere. Tutti muoiono? Lascia perdere, guarda, poi te lo dirò. In ogni caso qui ci sono degli ingranaggi strani, ma non credo siano niente di particolare. E qui ci sono delle... Sembrano come le task del gioco. È vero. È vero, quella dei fili sembra, vedi? È vero, è vero. Che bisogna finire, completare. Guarda che potresti aver beccato l'idea giusta, effettivamente. Anche qui ci vedi, sono delle altre cose. Vedi, perché ci sono i colori, tutte le cose della corrente. Mi sa che dobbiamo finire la task, perché qui è in dici, corso. Dici, perché a metà, guarda, lì manca un cavo, tipo all'inizio, lo vedo da qui. Sì, e ne mancano tanti, effettivamente. Allora, infatti, se ne noi... manca... Quindi se completiamo magari succede qualcosa. Secondo me... lui però se lo completi? Beh, tanto è bloccato dietro, cioè cosa lui può fare? Lui è bloccato, non dovrebbe passare. Se esce te lo dico io, guarda. Ma se esce, guarda, veloce come è, non credo che possiamo fare un bel nulla. Mi sa che non fai neanche in tempo a dircelo. Comunque io sto cercando di completare tutta quanta questa specie di ingranaggio e credo di averlo fatto. E non so se è successo qualcosa. Perché guarda, allora c'è un punto qui. Sì. E c'è anche questa qui, questa striscia dritta, come se andasse collegato alla nave. Ma non si è attivato niente? Sto guardando. Allora, ci sono delle capsule. Io non ricordo se qualcuna era chiusa. Cioè, allora, non ricordo oh, se qualcuna era aperta. Aspetta, da qui ho notato, infatti, quella in fondo sono sicuro sì, che era chiusa. Sì, anche secondo me era chiusa. Ok, allora abbiamo aperto quella. Per il resto, questo sembra una piccola astronave. Una specie di modellino esatto, di un'astronave. Esatto, un'astronave. È come se fosse tipo il controllo dell'astronave grossa. Sì, però calmati, Anna, perché se inizi a biascicare, lo sai che io mi agito, hai non va ragione, bene. Hai ragione, solo che quell'apertura è tutta buia e a me non piace andare nel buio, lo sai. Tranquilli, adesso ci entriamo con gran coraggio. Io sono coraggioso, quindi vado io. Ok, Anna, allora apro, eh. Ok, io sono andato tu da qualche sei? Parte. Credo dentro l'astronave, non... Senti, l'ho usata anch'io. Sì, hai fatto bene. C'è un indicatore qui come di pressione. Credo che siamo tipo in una stanza di depressurizzazione, no? Per entrare Ascolta, nello spazio. Ascolta, mentre io stavo uscendo, ho controllato. Lì c'era scritto... Cosa c'è? Oh, l'ho visto anch'io! Non l'ho visto di brutto! È dietro le scatole, l'hai vista anche tu, vero? Di brutto. È Novisor? Sì. Però qui mi sembra più lento, eh. Più lento, ma più inquietante, perché è libero. E non credo che possiamo catturarlo qui. Per niente al mondo. Ok, l'ho visto di nuovo. Lion, è dentro come le facciamo? Scatole, è dentro. È dentro le scatole, c'è anche dell'altro. Ci sono altri crewmate che hanno visto Oddio, giorni migliori. Oddio, guarda, c'è quello giallo. Poveracci, cavolo, guarda qua. Lui è andato via. Oh, non guardarlo neanche, dai. Non lo guardo neanche perché qua Madonna. Però guarda il crewmate. Senti, io esco da qui, mamma mia. Allora parliamo un po' di Novisor, ok? Praticamente su Among Us cosa succede? L'assassino uccide tutti, però li uccide in un modo abbastanza tranquillo, cioè li accoltella, li pugnala, gli stacca sì, la testa. Sì, vabbè, fa di solito delle animazioni, loro rimangono con l'ossicino e le gambe. Ecco, qui è un po' diverso. Praticamente lui li ha uccisi, li ha trucidati tutti. E poi è morto anche lui, però. E per questo. Ma è malo poi... modo, però, pure. Guarda come sono morti tutti. Lo so. E qui ci sono ma altre task. Ma la nave task, sembra tipo tutta deteriorata. Vedi che ci sono robe per terra nere. Quelle però le temo. È buonissima più che altro, hai visto? Ho visto. Infatti, dobbiamo tenere le torce in mano e cercare di. Ok, io sto cercando di attivare tutto ciò che vedo in giro. Tutte le leve che vedo le tiro, però. Non so se sto facendo bene. Ho detto una stupidaggine o si sono attivate le luci? Può essere, sai, aspetta. Te lo stavo per dire pure io, ma non ero sicura perché tu hai messo una torcia. È vero, hai ragione, credo proprio di aver fatto questo. Beh, ottimo, meglio di così infatti non ci poteva andare. Infatti questa era Electrical, quindi ha riattivato la luce. Ah, dovrei iniziare a essere più attento a cosa tocco allora. C'è caffetteria, però è bloccata da questa specie di melma nera che sembra ma sai cosa carbone. Mi ricorda questa melma? Ti ricordi Batman, quello sì, tutto strano? L'inchiostro. Quello lì, Ultimamente questa melma la troviamo sempre di più in giro, è come se fosse tipo corruzione. Secondo me... Lo è. Secondo me è una specie di inchiostro che sporca. E dobbiamo stare in guardia perché sembra essere in comune a tutti i mostri che noi troviamo. L'ho visto apparire dal Oddio pavimento. Quindi è vero che può trapassare. Quindi è vero che trapassa i muri. Io non so se posso sparargli col mio fucile. Cioè, sinceramente, è andato via. L'hai violentato nel muro. Guardati però intorno. Io non credo che lui abbia paura di me, anzi, mi sembra proprio improbabile. Ne dubito, anche perché se è un fantasma non avrà paura delle armi. Non credo. Stai attenta perché qui vedo che è tipo buio e vuoto, quindi non cadiamoci dentro, ok, Anna?
Dai, attento, guarda, qua c'è il vetro che si vede il fuori. Sì, però devi stare in guardia, Anna, perché tu mi sembri addormentata, non va bene. Sveglia. Non è che sono addormentata, è che ho paura. Ho paura a toccare qualunque parete. Ma no, però Anna, che cavolo, mi tiri sti urli, io mi cago addosso di più, Te l'avevo detto, infatti. Io non lo posso colpire, però abbiamo la conferma che quell'inchiostro nero è solidificato, è la versione solida. Guarda quanto rilascia poi. E lui ne lascia liquida, lì davanti a noi. Non credo che voglia entrare, perché se l'avesse voluto fare l'avrebbe già fatto. Ci sta solo... Ma non è che rompendo il vetro, cioè comunque lì fuori dovrebbe essere spazio, sì, in teoria, no? Sì, ci sono i meteoriti. Beh, e non fa danno? Se hai dei blocchi, tappa. Non sappiamo. È meglio non correre rischi, secondo me. Non possiamo sapere che cosa fanno le sue cose. Porca miseria, okay, inquietante. Tappo tutto, tu controlla se per caso c'è qualcosa di utile in questa stanza. Più che altro qui non puoi proprio scappare, perché è dentro i muri. Lui ti sta guardando dentro i muri, penso. Io ho trovato questa specie di console qui, che credo sia utile, come dicevi. Però non ho idea di come si usa. E se ci interagisco non succede niente. Allora, questa sala dovrebbe essere navigazione. La sala delle armi. No, secondo me... Ah, beh, però hai ragione. E c'è scritto te. Weapons. Sì. Però da qui si può entrare in caffetteria, che prima era bloccata. Quindi secondo me conviene... Guarda sul tavolo. Ce n'è un altro, guarda. Questo è bucato. Hai visto che voleva cercare? Lui ha cercato di premere il bottone dell'emergenza, però non ce l'ha fatta ed è stato sparato. Fermato prima. Questo è terribile, cioè Ma anche in malo modo è stato sparato, guarda che buco. È come Among Us, se fosse un film dell'orrore praticamente con Novisor. Diventa una cosa più inquietante. È una cosa terrificante, nessuno si è salvato, ma noi proprio nessuno. Non ci facciamo mica prendere dal panico, anzi, secondo me stiamo andando molto bene e credo che riusciremo a trovare il token. Tra l'altro lì la scia di inchiostro porta nel vuoto e io credo che sia lì che noi dobbiamo andare per entrare nella... Ma come si arrivasse da lì? Lui però, vedi, io ho capito questo più che altro. Sì, solitamente la cella è molto più piccola, invece in questo caso è proprio grande. Io proverei a premere il bottone di emergenza, Anna. Che dici? Sei sicuro? E se succede qualcosa di brutto? A parte la votazione, tipo. L'ho premuto. Ok. Fatto niente? A me non pare. Cioè, non so se è cambiato qualcosa. Non sta succedendo nulla. Prova a ripremerlo, perché vedi che si è abbassato. Oh, questa volta è successo. Dove sei, Lion? Allora, Anna, questo è bello curioso. Ci sono io. Lo premo anch'io? Ma guarda, no, non credo che ci sia bisogno, anche perché è abbastanza strano quello che c'è qua sotto. Io vedo me e te, proprio noi due, e io sono proprio io con gli occhiali, proprio uguale a come sono io adesso. E siamo lì al bottone nella caffetteria. Però tu non ti muovi, Anna, muoviti, prova a saltare. Come? Io mi sto muovendo di continuo, sto girando intorno al bottone. Ma che è un ologramma quindi? Cos'è? È come se fosse un ologramma, sì, siamo immobili. Come succede quando fai la votazione su Among Us, perché succede quello. E qui io devo scegliere chi dei quattro colori, che c'è il viola, il grigio, il rosa e il bianco, io voglio buttare fuori e votare nel voto Lion, generale. Però c'è un problema, hai notato come sono disegnati? Sono morti. È vero, hai ragione, quindi praticamente io devo votare quelli che sono già morti praticamente, devo buttare fuori i morti. Infatti questo ti stavo per dire, come fai a votare qualcuno se qui non è sopravvissuto nessuno? È una bella domanda, si può skippare il voto, c'è anche la leva per skippare il voto. Magari è l'idea giusta skippare il voto, io sinceramente non lo so, magari prova a premerne un'altra di leva, non lo so. Uno dei colori magari, quello viola per esempio, a caso. Sì, boh, non sono sicuro, però prova. O magari il grigio, visto che tipo no visore nero, grigio. Allora, io ho tirato la leva viola e ho sentito un rumore che mi sembrava tipo un'accettata, tipo così, un rumore così. Provo a ritirarla. Questa volta non l'ha fatto più. Secondo me è morto qualcuno effettivamente. Credo che sia morto il coso viola. Cico, sei addormentato? Allora no, io stavo pensando ad una cosa, scusami. Io guardando sotto, guarda sotto di te, no? È tutto uguale a prima? Tranne una cosa, guarda, non c'è la striscia che va dove è arrivata, quella nera, vedi? Cambia direzione. Cioè, tu dici che questa volta è qui, invece prima non lo era? Ti ricordo, no, prima mi ricordo benissimo. Aspettate, questo significa che state vedendo magari una scena che è già successa? È una striscia diversa, più che altro, facci caso. È vero, la striscia non è uguale, ma in che modo mi aiuta durante la votazione? Tu dici che... Non lo so, non sono sicuro, però è di... Magari se torni qui devi seguire quella scia. È tutto uguale tranne quello, capito? Provo a tirare, io ho tirato tutte le leve. E tirando la leva di skip sono pure tornato indietro. Non ho idea, è vero. Dove che la scia è diversa. La scia? Bella domanda. Allora mi sa che dall'alto portava verso un muro. Sì, qua? Potrebbe. Verso qui, perché guarda, vieni qua. Lo stavo notando mentre ti aspettavo. Vedi?
C'è una specie di scia, di traccia, magari... C'è una macchiolina, non è che magari è qui che ti indicava? Allora, effettivamente, posso, dietro guarda... c'è un varco, quindi può essere che avete ragione. Ma io non so che fine ho fatto fare io. Secondo me era semplicemente una votazione già fatta, perché erano già tutti, esatto, morti, capito? Esatto, anche perché sono tutti morti, noi non abbiamo trovato nessuno di vivo. Sicuramente non li puoi buttare fuori se sono morti. Se sono morti, ma puoi anche buttare fuori, però... Oddio, che schifo! Che ci sono due elmetti... Oh mio Dio! Completamente usati, capito? È proprio la parte dell'elmo. Sì, con la testa dentro, guarda, questo non lo so, guarda, non lo voglio c'è sapere. C'è il viola. C'è il viola e c'è il giallo, che non ricordo se... che schifo, se li abbiamo già visti. E guarda dentro, ci sono altri visori, C'è quello... Ma è questo da dentro! E no, è impossibile! Ma io gli devo passare appresso, però. Io ci provo, vado con sul liquido. Ho preso i visori, vai, fanno male questi, Come... Devi stare fermo, ricordati di stare fermati, okay. Lui è sparito. Ok, allora io cerco di rimanere immobile e di mangiare quando possibile, così. Vai, fatelo passare. Ok, è passato, adesso mi muovo e mi sposto e me lo lascio alle spalle. Ok, ho dei visori in più. Hai trovato qualcosa di utile? Prendili, Anna, tieni, questo non so a che serve, però prova a indossarlo, vediamo se ti può aiutare, non ho idea. Va bene, ci provo. Magari serve per entrare dentro, è un visore, in teoria... Cioè, dà anche l'ossigeno, no? È un visore... Sì, esatto, infatti vedo come se avessi un casco in testa. Ok, io provo ad entrare nella parte nera. Ma a questo io punto. Ti posso dire una cosa? Io prima ho visto una cosa, ma non volevo interromperti. Ma la scia prima portava una botola, hai visto? Ma dentro la parte dove siamo entrati? Segui la scia, guarda, segui la scia nera. Seguo la scia nera da qui, di là. Io non vedo nessuna botola. No, dove sei entrato prima, quella con la console. Quella con la console, qui esatto, dentro. Esatto, di lato, ho visto un blocco diverso dal c'era nero. C'era una botola. Hai ragione, è vero, è vero, è vero. È vero. Queste probabilmente sono le vent. È il sistema di Noi siamo arrivati da una vent, molto grossa e sondata, ma era una vent. Potrei provare a spaccarla e entrarci dentro, Cico, cosa dici? Provaci, non lo so, okay. Provaci. Vediamo, Sì. È saltata, proprio come se l'avessi proprio scardinata. Ti accompagno, Beh, allora, le vent sono l'habitat dell'impostore di solito. E Novisor è il re degli impostori, il fantasma più ma forte. Ma non ha bisogno delle vent, lui passa attraverso qualunque lui cosa. Lui c'è passato, guardaci la striscia. C'è una striscia, quindi magari c'è passato quando è corporeo, non ne ho idea. È molto difficile riuscire a scardinare queste ventole, perché sono pesanti. Però effettivamente c'è un'altra zona che non avevamo Dove visto. Dove siamo? Ma questa parte del gioco sono sicuro che non esiste, però. Beh, ci sono delle armi. Oddio, questa è l'armeria di Novisor. No, nel gioco non esiste, perché le ventole ti portano da un posto all'altro. Ma sono tutte armi usate dall'impostore. Sì, c'è un coltello, guarda. Un coltello. Spade, coltelli diversi, tantissimi pugnali. Coltelli. Qui c'è una leva, però. Ah, aspetta un po'. Ho sentito qualcosa? C'è una specie di passaggio. Però è strano che... Oddio, ci sia tutta questa roba dentro la cella, no? In teoria questa è la cella. Ci sono dei cartelli di pericolo, tantissimi cartelli di pericolo. Senti, io scendo con te, Va bene. Ma sai cosa mi fa strano? Guarda lì in fondo, manca qualcosa. Cioè, c'è il posto per contenere qualcosa, ma non c'è. Forse è vero, qui dentro, guarda, c'è un item frame. Magari qui dentro contenevano. Ma tu come fai a vedere che sei sulle scale ferme, Anna? Che succede? No, sono qui dietro di te. Ok, questo è strano, c'è qualcosa che non quadra. Perché io ti vedo bloccata sopra le scale. E io vedo bloccata a fissare un pulsante. Non è che lui che ha fatto qualcosa, attento. Non ne ho idea, ma io sono immobilizzato. Ah, io lo sapevo. Guarda che siamo accecati, ci ha portato dentro Lion, lui. Lion, dove siamo? Guarda, io lo sapevo. Anna, non siamo insieme. Non sei infiltrato tu stavolta, no, ha fatto tutto lui. Perché ci abbiamo messo troppo tempo, secondo me. Quindi lui si è stancato, ha deciso di portarci dentro lui nel mondo ma suo. Ma cos'è questo posto? Scusa, allora, Cico, io non lo riconosco mica. Io dimmi da qui in fare. Avanti decido di mettere il mio visore piuttosto che tenere... Assolutamente, che non si sa mai. Magari Oddio, sembra che sei nello spazio, tutto strano. Fa un effetto strano, come se ci fosse un vetro sbiadito, davanti. Un effetto sbiadito, abbastanza fastidioso questo. Allora, non lo metto più, tengo gli occhiali, me lo tengo nella mano. Nel caso in cui succede qualcosa di strano, lo indosso. Se lo volo. Metti di forza, fai bene. Ok, allora ci sono tante vie con dei numeri. Non ricordo se su Among Us ci sono numeri sulle porte. Ma così, poi questa stanza no, non esiste. No, assolutamente. Poi guarda, sono tutti spenti tranne l'uno dove la porta è anche aperta. È vero, però è inquietante, sto posto. È una navicella, secondo me è la navicella sua. Però non sembra uguale a quella di Among Us, anzi, molto diversa. È più horror, di brutto, tutta nera. Pensi che sia proprio quella di Novisor? Secondo me sì. Qua bisogna... No, guarda che infame. Guarda che cosa ha combinato. È una serie Oddio, di porte guarda! E secondo me una delle porte è sempre letale. E magari ti uccide in modo orribile per di più. Quindi vuoi che vada attenti. Avanti io? Di là credo che ci fosse lui, perché vedo il liquido nero. Infatti ho sentito qualcosa pure. Perché si muove? Però io posso fregarlo mettendoci sopra un oggetto, capito? In questa maniera lui non può Lion, fare niente. Lion, c'è lui. Davvero?
No, è segnato, però guarda il tratto del muro, la striscia. C'era soltanto tantissimo liquido da quando ho visto io. Ok, qui, guarda, guarda, ci sono tipo delle prove. Sono come dei test, come quelli delle prove di Among Us. Però sono più difficili perché riguardano te. Sono decisamente difficili, quasi non hanno senso. Provo a premere ancora. Ok, infatti, vedi? È una specie di percorso di test. Eccolo, guarda, c'è, guarda. C'è lui, però, detto, attenzione. Stai attento. Ragazza, la telekill. La telekill rotta, è però, quella rotta. Com'è possibile? Non ne ho idea, la ecco, vorrei. Ecco, non l'abbiamo avuta neanche noi mai. Io la vorrei tantissimo, quella. Dove ti piacerebbe? Lion, devi stare lontano. Lo sai che succede se la usa? Però... Cioè, se ti ci fosse... carica totalmente mondo. Dall'esistenza. Ma se ci fosse il modo di prenderla, però, ragazzi, sarebbe veramente bello. L'ha usata per tagliare la testa a uno dei personaggi di Among Us, quello rosso. Che schifo! E poi è sparito nel muro. Porca miseria, che infame che è lui, Veramente il peggiore di tutti. Ok? Attenta, Anna, resta in guardia. Va bene, faccio del mio meglio. Ok, no. Ecco, io lo sapevo, Come hai fatto? Come non ne ho la più pallida idea. Cioè, sei passata al... Ma tu comunque c'hai un abbonamento per crepare nei modi più stupidi, Anna? Che lo cavolo? Lo so, ma non ho la più pallida idea di come ho fatto. Neanche io ce l'ho la più pallida idea. Vabbè, andate con calma, tranquilli. Facciamo una cosa intelligente qui, va? Che secondo me conviene. Faccio così e poi faccio... così. Stai attenta a non cascare, Piano. Ti seguo, e qui ti è più seguo, difficile, piano, pure, piano. Attenti. Ok, è ecco. Meglio che vai solo tu, è meglio che vai solo tu. Va bene, perché è stretto effettivamente. È molto stretto ed è difficile passare perché è tutto fatto di piccoli saltini delicati. Prima ok, di ci lì, sei, meno male. Ok, io ci sono. No, ti aspetto, stai attento. Ma è lunghissimo, Sto provando ad andare dritto tagliando tutto il percorso utilizzando la porta gun. Ma hai fatto più che bene, guarda. E gli sto appresso. Se il suo token, se la sua anima di Novisor fosse l'oggetto che noi speriamo, cioè la telekill, saremmo veramente a cavallo. Io lì sarei felice. Ma sarebbe assurdo. Magari, davvero magari. E invece no, ragazzi, non lo è per niente. È soltanto il suo token, che tra l'altro ho anche perso. Deve essere andato a finire dietro il muro. Vabbè, non è un problema, riesco a recuperarlo spaccando. Voglio vedere prima però se sopra c'è qualcos'altro. Ma sai cosa ho pensato io? No. Tu prima eri immortale, ma adesso non l'hai mai colpito. Questo è il suo mondo, magari è vulnerabile. È vero, probabile che è vulnerabile adesso. Però adesso lui ha la telekill, quindi ci potrebbe veramente ammazzare. Allora, facciamo una cosa, lui è lì dietro, io lo vedo. Credo che non... Però ha preso danno effettivamente, Vedi? Ma non stai facendo niente tu però. Io non sto toccando assolutamente niente, non capisco. Forse è perché hai preso il suo token. Ma io non l'ho preso, è andato a finire di là, non lo so, non so dove sia. Ma magari conta che non è più al posto suo, non lo so. Perché io non ce l'ho nell'inventario, magari ce l'ha lui? Non ho idea, magari lo sta cercando di recuperare, sta soffrendo. Io quando sono arrivata non ho trovato nulla. Posso provare ad avvicinarmi a lui, ma... No, non posso provare un accidente. Le sbarre non si rompono, però c'è una scaletta, magari porta fuori. Ma non è che sta per morire, più che altro, guardalo. Me lo auguro, ma non credo che... Aspetta, provo ad avvicinarmi. Ok, sono vicino a lui io adesso. Sono accanto a lui, qui sotto. Stai attento. Se è morto.